Abbiamo il San Lorenzo in fondo al cuore, noi della te del te beh, ciao, noi, vabbè, lo ripeto. Nome Roberta, sport calcio 5 femminile, numero di maglia ovviamente il numero 9. Nome Michela, ruolo laterale, calcio a 5, femminile, e il numero di maglia è l'11. Beh, non c'è una persona a cui mi ispiro in realtà. Tengo sempre come riferimento e c'ho sempre delle immagini in mente di quando andai a vedere un allenamento degli Insuperabili, che è la squadra che gestisce Iole, che è una squadra di, insomma, diversamente abili, e penso sempre a loro, alla tenacia, alla voglia e al divertimento che utilizzavano in quell'allenamento, nonostante le difficoltà che potevano incontrare, quindi ogni volta penso che, cioè, se loro ce la possono fare, perché noi no? Perché non metterci anche noi quella voglia e quella tenacia? Il gesto, io ci ho sempre in mente quando Javier Zanetti vinse la Champions League, le lacrime di gioia e la felicità di un uomo di ormai quasi 40 anni che a quell'età, dopo tutti gli allenamenti, i sacrifici fatti, riesce a vincere una cosa pazzesca e la sua felicità ai suoi occhi. Diciamo che anche io non mi sono mai ispirata a nessuno in particolare. Diciamo che non lo so, ho sempre cercato di sfruttare al massimo le mie qualità e poi il resto l'ho, così per dire, sempre lasciato, ho lasciato sempre largo alla fantasia, ecco. E per quanto riguarda invece il gesto sportivo, sicuramente mi vengono in mente tutti i pallonetti che sono stati fatti da Falcao, il giocatore del Brasile, di calcio a 5. E questo perché ovviamente il pallonetto nel calcio a 5, se è complicato, insomma, nel calcio a 11, lo è ancora di più nel calcio a 5. E in particolare mi ricordo, adesso non so quale mondiale, però insomma una partita del mondiale Brasile, quindi con Falcao contro lo Zambia, e Falcao, diciamo, vicino alla porta, arriva questa pallaccia a lui di spalle alla porta, colpisce di tacco, fa un pallonetto di tacco e la palla incredibilmente entra sotto il set, quindi questo, diciamo, che è uno dei gesti che più ricordo. Allora, io ce ne ho due nel cuore. E sono la semifinale, una è la semifinale di Coppa. E ci troviamo che siamo sull'1-1 dopo un gol di Cecilia e poi il pareggio della squadra avversaria al progetto. E ci danno un rigore, la faccia del panico di tutti quanti. Nessuno lo voleva tirare, mi giro verso Iole e mi fa no, no, io non lo tiro. Se mi giro verso Cecilia mi fa no, ti prego, neanch'io. Te la senti tu? Faccio vabbè, metto la palla sul dischetto, tiro, gol. C'era da ripetere il rigore, mi volevo sparare. Mi fanno ritirare il rigore, tiro di nuovo gol. Abbiamo fatto il panico e quella partita la vincemmo 3-2, mi pare, e andammo in finale. E il secondo ricordo è proprio la finale. E sempre stavamo sullo 0-0, la mister mi dice va in campo, cerca di fare qualcosa, perché stavamo subendo tanto e non so come ho fatto, da un calcio d'angolo, mi pare, palla Iole che me la passa. Non so neanche io come la prendo la palla e fa uno scavetto al portiere che è altro che Falcao, dici. E quindi andiamo sull'1-0 e diciamo ci tranquillizziamo un po' e poi andiamo a vincere quella coppa. Ed è stata una delle emozioni più grosse.
Vabbè, torno un po' sul contemporaneo e quindi dico la partita di quest'anno contro il Progetto Futsal. Progetto Futsal, primo in classifica con distacco dalla seconda, aveva vinto praticamente tutte le partite, forse solamente un'altra persa con una delle squadre, insomma, di vertice. E, la settimana precedente ci giocammo in coppa insomma, era stata una partita senza, dove noi praticamente non eravamo mai entrati in campo. E quindi una settimana successiva praticamente ci davano tutti per spacciati, ma non noi. E talmente, insomma, abbiamo creduto in noi stesse che non solo, insomma, riuscimmo a tenere il pareggio, ma anche addirittura a strappare la vittoria finale. E quindi diciamo che è anche stata l'unica gioia, una delle poche gioie di questo campionato. E il gesto sportivo invece, quando in questo caso era gesto sportivo fuori dal campo perché non potevo giocare quella partita che avrei tantissimo voluto giocare contro il Littoriana, sempre quest'anno in casa nostra. E è stato cantare uno dei nostri cori, che tra l'altro è il mio coro preferito, che però vi delizierò dopo con la mia performance, e fuori dal campo, e quindi incitare le mie compagne e dargli sostegno da fuori. Comunque mi sono sentita parte, insomma, stavo sudando con loro anche se stavo fuori dal campo. Sicuramente c'ha i piedi, la tecnica, e di lei mi piace tanto il fatto che non si dà mai per vinta, cioè nel senso gli rubano la palla, ma difficilmente li fa andare via, insomma, dopo avergli preso la palla, quindi la sua tenacia. Io più di lei ho la simpatia. Che altro potrei avere? Basta. Cosa bozza più di me, che le invidio tanto, sono i gol all'attivo con l'Atletico San Lorenzo, perché è la vera bomber dell'Atletico da anni ormai. E cosa ho Brava. io più di lei? Diciamo che se inizio a correre magari non mi acchiappa, se giochiamo a chiapparella forse vinco io più facilmente questo. Siamo lo sportfiglio del popolo, abbiamo il San Lorenzo in fondo al cuore. Noi del quartiere siamo l'Atletico, inneggiando ai nostri color. Al tuo fianco noi saremo se scendi in campo. Tutti quanti dovranno gridare, San Lorenzo non ti fermare. Con la voce scalderemo questo settore, dentro e fuori faremo l'amore, ogni campo dovrà tremare, facci un gol. Ale 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 oh, ale 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 oh, facci un gol. Resistemmo alle bombe, ai fascisti, la tua storia lo dice, lo sai. San Lorenzo, dai lotta e resisti, canteremo per farti trionfare. Oh.